Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Rifaccio questo piccolissimo video, giusto una pillola per il rinfresco della pasta madre e come mettere da parte il pezzettino che naturalmente per chi sa panificare sarà magari un pochino banale, però per chi inizia, per le iscritte che mi fanno domande sotto i video appunto a riguardo a questa cosa, magari le aiuta a chiarire un po' come procedere. Bene, andiamo a vedere come fare. Bene, questa è la mia pasta madre, l'ho tirata fuori dal frigo, eccola qua. Ho preso un altro barattolino più piccolo, l'ho ristretta un po', prima ne mettevo da parte di più, ma adesso con questo caldo si panifica di meno, vedete c'è ancora l'etichetta del miele e quindi ne tengo da parte un po' di meno. Ho preparato la bilancina, la parte sopra la tolgo perché rimane un po' secca, la butto via. E prendo la parte centrale, poi se non la volete buttare ci si possono fare altre cose, la tenete come esubero. Quindi metto nella ciotola un po' di pasta madre, vediamo. Io la rinfresco tutta, questo è il mio consiglio, perché altrimenti, a meno che non l'avete rinfrescata il giorno prima, ne prendete un pochino e la rimettete in frigo, però comunque poi collassa. Ecco, questa è 140 grammi, ne rinfresco 140 grammi perché poi naturalmente toglierò il pezzettino che mi servirà per panificare. Quindi a questo punto metto 70 grammi di acqua, però io mi tengo un pochino sotto, ecco la tolgo, quindi ne metto 65 grammi di acqua. Vado a sciogliere con la forchetta, ma io preferisco sciogliere con le mani. So che alcune di voi usano la planetaria, usano il mixer, però ci vuole talmente poco che con le mani ci vuole un attimo, nemmeno a stare lì a sporcare. Io faccio così, poi naturalmente scegliete voi il metodo. Allora, rimetto sopra, tolgo di nuovo la tara e a questo punto metto, erano 140 grammi di pasta madre e metto 140 grammi di farina, quindi ho messo il 50% di acqua e 140 di farina. Vabbè, lo sto ripetendo per chi non lo sa, ma sicuramente tante, quasi tutte, diciamo, le mie iscritte lo sanno, a parte chi inizia da poco, anche perché ci sono già dei video sul mio canale. E mi sono accorta che siete un po' pigre, delle volte mi chiedete delle ricette che invece già ci stanno nel canale. Se voi andate a vedere la playlist, cliccate sulla playlist e aprite tutte le playlist, quindi cercate magari pane con pasta madre o dolci con pasta madre e là trovate tutte le ricette. Ok, dopo aver impastato un pochino nella ciotola, metto sul piano di lavoro e do un'impastata veloce, non è che serve star lì a forzare. Così, fino a formare il panetto. Ok, e fino a questo punto ci siamo. Bene, ora io tolgo un pezzo che terrò per panificare, quindi a seconda della ricetta. Vedete voi, di solito ci va il 20%, ma d'estate ce ne va un po' meno perché fa caldo e l'impasto lievita velocemente, quindi ne terrò, vediamo, all'incirca 80 grammi e il resto lo rimetterò nel barattolo e nel frigo. Questo pezzettino invece che mi servirà per panificare lo terrò a temperatura ambiente. Adesso vi faccio vedere, lo metto dentro un bicchiere alto, così, e l'altro ci faccio, lo peso, ne ho lasciato anche tanto,
adesso perché vi ho voluto far vedere come fare, ma se si panifica poco conviene lasciare intorno ai 150 grammi, questi sono 250 qui. E bene, anche qui ci faccio la classica croce sopra, che serve per vedere l'apertura. Quando lievita, eccola qua. Stringo un pochino perché il mio barattolo è un po' stretto. Ecco qua. Quindi questa va coperta con la pellicola che va forata con uno stecchino, però, oppure con un telo, come volete voi, e va rimesso il barattolo in frigo e quello piccolo ce lo teniamo. Bene. Per chi invece ha il licoli può essere rinfrescato anche parzialmente, quindi tirato fuori dal frigo, tolto quello che ci serve per panificare, va sforchettato e va rimesso, che so, 20 grammi di acqua più 20 grammi di farina. Il licoli va rinfrescato, come sapete, al 100% come idratazione. Spero che questo video vi sia stato utile e come al solito ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!